siamo a Cortina con Gustav Teni, che ci ha fatto la gentilezza di venire a presentare il nostro libro che si chiama Sciare con i social network. Ho avuto la fortuna di andare a trovarlo a Trafoi a febbraio e di fargli un'intervista che poi è stata una parte integrante di questo libro. Quindi intanto lo ringraziamo di essere venuto a Cortina, di averci dedicato il suo tempo, e poi la prima cosa che viene da chiedere è: cosa sta facendo adesso Gustav Teni? Ma cosa sta facendo adesso? No, sono soprattutto in albergo, quando c'è la stagione pieno di clienti, così accompagno un po' i clienti, faccio un po' quello tutto fare anche a casa, che dove serve ci sono io anche. Più che altro dopo d'inverno li portiamo a sciare i clienti, e dall'altra parte ci sono anche i nipoti da curare e da portare a sciare. Tantissime le gare vinte, 4 coppe del mondo, ma qual è il ricordo più bello della carriera agonistica, se dovessi dire una cosa? Ma una cosa sicuramente, sono quello che sono le cose più importanti, è senz'altro le Olimpiadi che ho vinto nel 72, quello, diciamo, il ricordo, diciamo, la prima cosa che viene in mente. Dopo sono tante altre belle cose, come anche le coppe del mondo, i mondiali, insomma, no, è stata una carriera che è molto bella. Bene, allora grazie per essere venuto qui e ci ritroveremo poi sulle piste a Trafoi il prossimo inverno. Va bene, grazie.